Buongiorno da Rai Parlamento e bentornati a Punto Europa. In primo piano nella nostra puntata di oggi il certificato digitale europeo Covid-19 per tornare a viaggiare in Europa, che è ormai ai nastri di partenza. Parleremo dunque di questo, ma non solo, anche di migranti, un tema, come ha sottolineato il Premier Draghi, che è stato messo a dormire per troppo tempo, un tema che verrà affrontato al prossimo Consiglio europeo di giugno. Vedremo anche con quali aspettative da parte del nostro governo, e lo faremo con i nostri ospiti, anzi con le nostre ospiti di questa mattina, che vi presento subito. È collegata con noi da Alessandria l'onorevole Tiziana Beghin, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. Buongiorno. Buongiorno. Poi collegata con noi da Roma l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega del gruppo Identità e Democrazia. Buongiorno anche a lei. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. E allora, con il nostro primo servizio entriamo subito nel vivo dell'estate che è ormai alle porte, un'estate che si preannuncia alla ripresa, all'insegna della ripresa della mobilità in Europa, ma assolutamente in sicurezza, come dicevamo, grazie al certificato digitale europeo Covid-19. Allora, prima di discuterne con le nostre ospiti, vediamo questo servizio del nostro Maurizio Severino. Settimane per tornare a viaggiare in Europa per vacanza o per lavoro, con un lasciapassare sanitario uguale per tutti. L'EU Digital Certificate Covid-19, il nome ufficiale di questo pass, sarà pronto infatti a metà giugno. Il Consiglio europeo straordinario ha rapidamente sottoscritto l'accordo raggiunto nelle settimane scorse con Parlamento e Commissione. Di fatto, creare un sistema unico, sicuro, a prova di contraffazioni e non discriminatorio era la condizione essenziale per tornare davvero a muoversi liberamente in tutto il continente. La formula più semplice per viaggiare sarà caricare il certificato Covid sul nostro smartphone con un QR code da esibire entrando in un altro paese europeo. Se non si dispone di un telefono adatto, si potrà viaggiare con un documento cartaceo. Per ottenere il pass bisognerà aver completato la vaccinazione, oppure essersi sottoposti di recente a un test molecolare o antigenico, o ancora essere guariti dall'infezione. Perché ogni paese possa produrre test sicuri e a basso costo, la Commissione ha stanziato 100 milioni di euro. I dati sanitari dovranno restare conservati e protetti nel paese d'origine. Non ci sarà un database europeo. A rendere difficile l'applicazione del pass erano stati proprio i dubbi legati alla privacy. Alla fine il QR code sarà leggibile automaticamente ai varchi di frontiera o in aeroporto, ma conterrà solo il codice identificativo della vaccinazione o del test negativo. Gli unici dati personali visibili alle frontiere saranno il nome e la data di nascita. La decisione presa dal Consiglio europeo serve anche a scongiurare i certificati nazionali che i singoli stati stavano cominciando a predisporre, per prima la Danimarca con il Corona Pass, seguita dall'Estonia a fine aprile con il Vaccine Guard e dalla Francia con il Pass Sanitaire. Per la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il Covid Pass è un'occasione unica per dimostrare che l'Europa può e sa contribuire al benessere e alla vita dei propri cittadini. Fuori dall'Unione Europea il pass sarà valido per ora in Svizzera, Norvegia e Islanda, mentre ci vorrà un po' più di tempo per un accordo con il Regno Unito e con gli Stati Uniti. Intanto, proprio in questi giorni, il certificato digitale europeo ha ricevuto il primo via libera dell'Europarlamento, della Commissione Libertà Civili. Ora il testo è atteso alla prossima plenaria di giugno. Onorevole Beghin, lo abbiamo sentito anche nel servizio, di fatto il regolamento prevede che poi i singoli Paesi membri non impongano ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari del certificato vaccinale. Ora, se non per motivi di salute pubblica. In sostanza, dunque, dovrebbe essere questa un'eccezione. Sarà davvero così? Possiamo ragionevolmente sperare che poi le stesse regole varranno davvero per tutti? Ma quello sicuramente è l'auspicio, anche perché abbiamo la necessità di sostenere tutte quelle economie che sono basate sul turismo, e chiaramente la stagione estiva che è alle porte, è una grande sfida anche quest'anno. Lo scorso anno noi abbiamo avuto sicuramente un impatto molto negativo, penso all'Italia, tante delle nostre bellezze che hanno forse visto un maggior turismo domestico e nazionale, mentre abbiamo la necessità di aprire anche a quello internazionale.
internazionali. Quindi questo è quello che si richiede, quindi in presenza di questo certificato che non è solo vaccinale, ma è anche legato alla guarigione eventuale in un arco che non è ancora sicuro tra 6 e 9 mesi, e l'aver effettuato il tampone nelle 48 ore precedenti, questo potrebbe appunto permettere di non dover avere altre restrizioni, quarantena, eccetera. Vedremo come si riuscirà a mettere in pratica, e sicuramente tutti ci auguriamo che possa essere un aiuto per tutti quegli operatori che hanno così tanto sofferto. Si diceva che il nostro paese è stato quello più duramente colpito dalla pandemia, ma c'è da dire che sarà anche il principale beneficiario del Recovery Fund. E in settimana, onorevole Beghin, ci sono state novità importanti su questo fronte. È stata completata la ratifica da parte dei 27 parlamenti nazionali delle decisioni sulle risorse proprie, che di fatto consentiranno al Recovery Fund di entrare nella fase operativa. La stessa Presidente della Commissione von der Leyen ha detto che ora l'Europa è pronta ad andare sui mercati. Di pari passo, però, sono settimane cruciali per il nostro governo per mettere in cantiere le riforme che sono state messe nero su bianco nel PNRR, che ora è al vaglio di Bruxelles. E allora, alla luce della maggioranza sicuramente molto composita che sostiene il governo, di cui voi siete qui rappresentanti, si riuscirà a fare davvero in poche settimane quello che non si è riusciti a fare nel nostro paese in anni e anni? Sappiamo che è un banco di prova molto molto importante quello delle riforme. Sicuramente queste riforme sono attese dal nostro paese, al di là della necessità appunto di metterle in campo per il PNRR. Quindi credo che sia un'ottima occasione, come sempre, se dobbiamo imparare qualcosa dai momenti di crisi, è quello di poter in qualche modo riuscire ad eliminare quelle situazioni sistemiche che ci hanno anche impedito di reagire, magari al di là del fatto che, giustamente diceva la collega, siamo stati i primi, anche in modo che con meno impatto da un punto di vista economico. Quindi sicuramente risorse che servono, che devono servire. Credo che se una positività di questo governo, diciamo così, eterogeneo, possiamo trovare sia il fatto che tutti sappiamo che lì dobbiamo arrivare. Quindi dobbiamo arrivarci anche molto, molto in fretta. La legge sulla concorrenza, per esempio, dovrebbe essere già entro luglio, e tra il 2021 e il 2022 quella sulla giustizia. Sono tante le cose da fare. Credo che una volta che gli obiettivi sono ben chiari e in assenza di una campagna elettorale spinta, speriamo si riesca a mettere veramente al centro il bisogno del Paese e andare su questa direzione. Sulla dimensione esterna, onorevole Beghin, l'Europa sta lavorando ad un accordo di partenariato strategico con la Tunisia, ci sono stati anche già diversi contatti con la Libia, ricordiamo anche proprio il viaggio di questi giorni del ministro Di Maio in Libia. Ecco, si sta andando nella giusta direzione. E poi le chiedo anche a proposito della Libia, alla luce anche dell'influenza sempre più forte che esercita in Libia la Turchia, potrebbe essere necessario, ad esempio per l'Europa, stringere magari un nuovo accordo con Erdogan sul modello di quello già stretto nel 2016 per mettere in sicurezza la rotta balcanica? Allora, sicuramente io sono d'accordo sulla questione della dimensione esterna, lo diciamo da sempre. È chiaro che però è un ragionamento di medio-lungo termine, perché ahimè i problemi di un continente come quelli dell'Africa non si può pensare di risolvere in pochissimo tempo, mentre oggi siamo alle porte di una nuova stagione di sbarchi che rischiano di aumentare vertiginosamente, con gli esiti che ahimè abbiamo tutti visto. Quindi sicuramente una strategia di lungo termine, su questo l'Europa si sta muovendo molto, anche l'Italia, e si stanno facendo sicuramente dei progressi. Sulla questione turca obiettivamente è una questione, è un punto. Un accordo che è stato fatto, lo ricordiamo, era stato fortemente voluto da Angela Merkel, anche perché era la Germania che era il paese di destinazione principale di quei massicci arrivi
della rotta balcanica. Quindi sicuramente anche questo è un attore che deve essere tenuto in considerazione. Ma credo che sia giusto quello che sta portando avanti il presidente Draghi e che, ricordo, era anche nell'agenda del presidente Conte, ossia quello di arrivare in questo momento ad una soluzione che ci deve aiutare adesso, perché è ora, ancora una volta, l'Italia a doversi fare carico di un fenomeno migratorio importante, con esiti che sono sia drammatici per i migranti, sia di difficile risoluzione e applicazione da parte di chi si ritrova oggi a operare sulle coste italiane. Quindi questo patto, diciamo, nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo, che è stato tenuto nel cassetto per tutto questo tempo, oggi deve essere rimesso sul tavolo e ci si deve prendere la propria responsabilità. Su questo, obiettivamente, non è più pensabile che ci siano veti o che non si possa arrivare a delle decisioni per pochi paesi particolarmente ostili e che considerano l'integrazione un po' alla carta. Speriamo naturalmente che ci sia un cambio di passo e che il tema non continui a dividere come è stato fino ad oggi. Cambiamo argomento, parliamo delle nuove opportunità che saranno a disposizione dei giovani che vorranno partecipare nei prossimi anni al programma Erasmus. Sono molte infatti le novità in arrivo, a partire dalla dotazione finanziaria che è quasi raddoppiata. Ce ne parla Maria Luisa Bisogni. Da quando è nato 34 anni fa, ha fatto fare le valigie a milioni di giovani universitari europei per andare a studiare alcuni mesi all'estero. Stiamo parlando dell'Erasmus, che dal 2014 si è trasformato in Erasmus Plus, allargando i suoi confini agli studenti delle scuole, a docenti e imprenditori. Tra i principali obiettivi del progetto anche la lotta alla disoccupazione giovanile, gli incentivi alla ricerca e all'innovazione. Un programma che ha inoltre superato l'ostacolo della pandemia. Nonostante le difficoltà per viaggiare, infatti, gli scambi culturali sono proseguiti grazie alla blended mobility, ossia la mobilità mista in parte fisica e in parte virtuale, con collegamenti online e didattica a distanza. Una nuova potenzialità che sarà uno degli elementi caratterizzanti del nuovo Erasmus Plus 2021-2027, appena approvato dal Parlamento europeo con un finanziamento di circa 28 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto all'edizione precedente. Risorse che nei prossimi 7 anni serviranno a raggiungere altri importanti traguardi, anche a sostegno dell'inclusione sociale di persone con disabilità, in stato di povertà o provenienti da un contesto migratorio. Si punta poi a semplificare e ridurre le distanze, potenziando le tecnologie informatiche. Più piattaforme di insegnamento online dunque e meno burocrazia grazie ad una nuova app per la gestione in rete di informazioni e documentazione. E ancora grande attenzione all'ambiente, con progetti ed incentivi che incoraggino i giovani verso stili di vita green, a partire dalla scelta di trasporti a basso impatto ambientale. Il nuovo Erasmus Plus spalanca poi le porte agli adulti, consentendo a persone di ogni età e provenienza di seguire programmi di insegnamento all'estero fino ad un massimo di 6 mesi. E allora noi continuiamo a parlare di giovani, onorevole Beghin. Sappiamo che purtroppo i giovani, come anche le donne, sono stati le principali vittime della crisi del mercato del lavoro provocata dalla pandemia, ma a dire la verità, già nell'epoca pre-pandemia avevano grandi difficoltà i giovani ad accedere al mondo del lavoro. A suo avviso, partecipare al programma Erasmus in qualche modo può dare una marcia in più ai giovani anche per entrare nel mondo del lavoro? Ma guardi, qui magari smetto i miei panni di politica e rindosso quelli che indossavo 7 anni fa quando lavoravo in azienda e di questo mi occupavo. Sicuramente sì, non soltanto per la conoscenza delle lingue, che sappiamo in Italia avere ancora un certo gap rispetto ad altri paesi dove viene approfondita molto, molto di più, ma soprattutto per le capacità, gli skills, gli soft skills che vengono molto allenati da esperienze internazionali e scambi culturali di conoscenze. Questo vale per i giovani che sono in periodo scolastico, vale anche per quelli, visto che Erasmus Plus lo consente, che magari già lavorano e cercano semplicemente un rinnovamento in campi differenti. Quindi questo sicuramente lo farà.
La cosa positiva, oltre al fatto che sono aumentate le dotazioni, è che è aumentata proprio anche la possibilità di mobilità per quelle categorie disagiate, che magari prima non potevano accedere all'Erasmus, proprio perché in così grande difficoltà da non potersi permettere, per esempio, sempre banalmente, il biglietto o l'alloggio. Oggi sarà possibile, sono previste appunto delle semplificazioni e anche degli anticipi, quindi credo che sia un grosso risultato per il miglioramento delle capacità e delle opportunità per i nostri ragazzi. E allora con questo auspicio termina la nostra puntata di oggi. Ringrazio l'onorevole Bonfrisco, l'onorevole Beghin per essere state con noi. Grazie a tutti voi per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata e arrivederci alla prossima settimana.